Dopo l'ottimo esordio culminato con il netto 4-0 ai danni della Domenico Sport, la Gallinese torna sul parquet nel campionato di Serie C1 di Futsal. La seconda giornata infatti propone la prima trasferta sul campo delle Pantere Nere di Catanzaro, padroni di casa sconfitti all'esordio col punteggio di 3-1 all'opera del Città di Fiore. Con le immagini di Francesco Romeo abbiamo iniziato col film del primo tempo, subito la traversa della Gallinese, poi il brivido per l'occasione di Giampà parata da De Luca e poi al quinto Modafferi dalla destra cerca il diagonale. Il pallone finisce poi fuori, all'ottavo si sblocca il match, calcio d'angolo, pallone all'indietro, Mallimaci firma lo 0-1, Gallinese che potrebbe trovare subito il gol del raddoppio, Alessandro Mancuso fermato alla difesa sulla linea, 14esimo Surace con una skill si spiana la strada dalla sinistra, poi non trova la porta, dall'altra parte la porta non la trova, nemmeno Giampà, conclusione a fil di palo, 19esimo, scappa più veloce di tutti, Mallimaci a destra e culmina col gol del 2-0, la sua azione personale, 22esimo Gigliotti controlla ma calcia sul fondo, minuto 22, azione manovrata della Gallinese, pallone dalla destra per il tentativo in scivolata di Cimarosa che non trova lo specchio, finisce il primo tempo Gallinese che conduce 2-0 e che parte forte anche nella ripresa, ripartenza al 34esimo Modafferi, serve Pronesti e rimanda in porta il compagno, salta secco l'estremo difensore e mette dentro il gol del 3-0, minuto 39, Zamboni muove bene il pallone sul centro sinistra, cerca la conclusione del numero 11 Mastellone chiamato al calcio d'angolo, minuto 43 ancora Zamboni manda in attacco Modafferi, la deviazione colpisce il palo, minuto 48 errore grossolano quello di Costa che va a liberare l'offensiva della Gallinese, o meglio va a liberare troppo semplice Modafferi per il 4-0, minuto 50 calcio d'angolo e ultima chance che vale il gol della bandiera, lo segna infatti Giampà, termina la partita, termina ancora con un successo della Gallinese che batte a domicilio Pantere Nere Catanzaro. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.